Ma il problema a un certo punto è che il protagonista dice: ma questa donna io la amo, gliel'ho detto in tutte le lingue del mondo, ma lei continua a far finta di non capire. E allora per cercare di fare la parte del maschio, dell'uomo, dice va bene, ora la mando a fanculo e mi faccio pure portare una sedia. Ma in realtà è semplicemente un capovolgimento dei ruoli, fa finta di aver scelto lui di chiudere una storia, ma in realtà, come sempre, all'inizio di tutto e alla fine di tutto, decide sempre la donna. È un pezzo che poi lui dedica alle donne, questo lo diciamo per il buon vecchio Piero Ciampi. È un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, lo sastro sulla strada e un gatto se lo mangia, la gente è indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicino? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no. Ma lo sai che cosa ti dico io? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo te e tutti i tuoi cari. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati. Vaffanculo. Non ho altro da dirti. Sai che bello affanculo che ti porti nella tomba? Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Non ridere, non conosci l'educazione, eh? Portami una sedia e vado.